me ne possa andare via tranquillo da qua, perché avete un presidente eccezionale per un semplice motivo, che è un uomo che ha realizzato nel calcio grandi risultati, è un imprenditore di grande valore, è una persona per bene, e questo è un elemento fondamentale. Io sono venuto a scuola oggi. Sono venuto a scuola ad imparare. È evidente che il modello che presenta il presidente Andreoletti sarebbe, ma ormai possiamo dire sarà, il primo stadio di proprietà nella Serie C. E quale migliore occasione andare a scuola dopo il calendario scolastico di ieri? Ieri abbiamo fatto il calendario scolastico, è iniziato l'anno e il primo appuntamento è stato qui a scuola e con un rapporto molto che ho attraversato in questi mesi con il sindaco Locatelli, con l'amministrazione comunale. Non è facile in una grande città misurarsi con uno stadio e tutte le pratiche che ci sono. Mi sembra che loro siano arrivati, si parte, è un centro di eccellenza, c'è là pronta una piattaforma che nel giro di poco tempo spero che Andreoletti mi inviti a partecipare all'inaugurazione, la deve fare lui perché il merito è il suo. Sono felice, veramente felice, perché vuol dire che con chi persegue un progetto, ha un'idea chiara e sa dove andare, puntando sui giovani con un assetto dirigenziale di questa società di primo livello, un mister di grande qualità, una rosa di grande qualità. E poi ho incontrato Alessandro Galeandro, che ha fatto un percorso eccezionale, un ragazzo stupendo alle Universiadi, di grandi qualità umane. Dice poche parole, io l'ho seguita lungamente la nazionale dell'università, dice poche parole, ma dentro un leader, si vede in campo, si vede, si sente. Ha fatto parte di un'equipe importante in cui Arrigoni ha dettato regole precise. La maglia azzurra richiede dedizione, consapevolezza, e Alessandro è stato uno di quei ragazzi che hanno trascinato il pubblico. Bella giornata, magari ce ne fossero così.